mercoledì 26 settembre. Frode fiscale a Positano da 14 milioni di euro, coinvolta società in tutta Italia, due denunciati. Evasione fiscale da 14 milioni di euro scoperta a Positano, in Costiera Amalfitana, dalla Guardia di Finanza di Salerno, coinvolta una società operante nel commercio all'ingrosso di materie plastiche che riceveva fatture false da società di fatto esistenti ed emetteva fatture per operazioni esistenti nei confronti dei clienti finali. A beneficiare della frode, società in varie parti d'Italia. Due le persone che sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Agropoli, un arresto per furto e tre persone denunciate per ricettazione. I carabinieri della compagnia di Agropoli nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto Vittorio D'Angelo, classe 63, con l'accusa di furto aggravato e truffa. I militari della stazione di Torchiara, a seguito di controllo presso la sua abitazione, hanno accertato che lo stesso aveva bypassato il contatore dell'Enel a lui intestato e manomesso quello della società Eni S.p.A., prelevando il gas e l'energia abusivamente. PTCP, Feola, presidente dell'organismo di piano permanente. Il presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, con proprio decreto, ha delegato Marcello Feola, già assessore provinciale al piano territoriale di coordinamento provinciale, a presiedere l'organismo di piano permanente, nonché le singole unità operative attraverso le quali è strutturato e per tutte le attività previste e le funzioni allo stesso collegate. Andria, PD, conferma previsione rapporto 2011, bisogna puntare anche sulla cultura. Il rapporto Svimez conferma la drammaticità della situazione in cui versa il Mezzogiorno. Per la verità, già lo scorso anno, nell'analoga circostanza della presentazione dei dati 2011, era stato esplicitamente profilato il rischio di desertificazione industriale. Purtroppo la previsione si è tramutata in realtà, come del resto è facilmente desumibile dalle continue crisi che si aggravano o si aprono con tutto ciò che ne consegue in termini occupazionali, lo ha dichiarato il senatore del PD, Alfonso Andria. A Salerno la presentazione della mostra fotografica Così vedo l'Italia. Il Salone dei Marmi del Palazzo di Città del Comune di Salerno in via Roma ospita domani alle ore 9.30 la giornata europea del dialogo interculturale Così vedo l'Italia, dalle foto degli studenti stranieri alle riflessioni sull'identità italiana. Carpedil Ipervigile Salerno, tempo di presentazioni ufficiali sabato al Pala Silvestri. L'avvio del campionato è ormai alle porte e per la Carpedil Ipervigile Salerno Basket 92 è tempo di lasciar cadere i veli e mostrarsi ufficialmente alla città di Salerno. Sabato pomeriggio alle ore 17 presso il Pala Silvestri di Matirno sarà presentato il roster che parteciperà al campionato nazionale di A2 femminile 2012-2013. A seguire un incontro amichevole con Reggio Calabria, compagine di pari categoria, ultimo test match prima dell'esordio ufficiale in campionato previsto per sabato 6 ottobre sempre in casa contro Ariano Irpino. Agropoli, settembre culturale, ospiti Arnaldo Miglino e Roberto Cappuccio. Nuovo doppio appuntamento domani per il settembre culturale, rassegna letteraria in corso di svolgimento presso il castello Angioino Aragonese di Agropoli. A partire dalle ore 19, Arnaldo Miglino presenterà il libro La giustizia come sentimento. Interverranno Aldo Carrato, magistrato Corte di Cassazione, Salvatore Iannuzzi, neuropsichiatra e Luciano Castellano, docente. Per approfondimenti e altre notizie consulta le tue sezioni su www.targatosa.it.